Sì, Monella, buonasera, eccoci con Carla Ruocco, che è uno dei cinque membri del direttorio del Movimento 5 Stelle. Tantissima partecipazione questa sera, ma la notizia che sicuramente arriva dalla piazza è il no del Movimento 5 Stelle alla partecipazione a queste consultazioni che saranno guidate da Matteo Renzi per il Partito Democratico. Fuori i nomi, l'hashtag lanciato qui dal palco e l'invito ad eleggere soprattutto il Presidente della Repubblica entro i primi tre scrutini. Sentiamo questo momento con Alessandro Di Battista sul palco e poi lo commentiamo insieme a Carla Ruocco. Lei invece ha già deciso che il capo dello Stato sarà eletto dalla quarta votazione in poi, quando sarà sufficiente solo la metà più uno dei voti. In questo modo il nome del nuovo Presidente sarà espressione del volere di un partito solo, quello suo e di Berlusconi, il partito del Nazareno. È la prima volta nella storia della Repubblica che un popolo intero risponde al Partito Democratico. Noi al Largo del Nazareno, con tutto rispetto, c'è andato Berlusconi, noi non ci andiamo. Chiediamo che Renzi i nomi non li faccia al Movimento 5 Stelle, ma li faccia al popolo italiano e alla nazione intera. Fuori i nomi, Renzi! Allora, Carla Ruocco, già c'è la risposta di Deborah Serracchiani, pazienza, dice ce ne faremo una ragione, ve l'aspettavate? Veramente sono i cittadini che se ne devono fare una ragione, perché qui la volontà popolare, intanto c'è una piazza gremita di persone, saluto anche le persone che ci stanno seguendo da casa e c'è tanta emozione qui e quel messaggio è stato letto nell'emozione generale, nella condivisione generale. Si chiede semplicemente a Renzi di consentire ai cittadini di esprimere in pubblica piazza il proprio volere e non all'interno delle segrete stanze del Nazareno. Da qui noi abbiamo espresso la volontà popolare che prevede la partecipazione di una larga parte del Parlamento e pertanto l'elezione del Presidente della Repubblica nei primi tre scrutini, che ovviamente prevedono una maggioranza più ampia. Noi prevediamo già cosa accade, perché probabilmente verrà eletto dal quarto scrutinio in poi, dove invece la maggioranza richiesta è minore. Questa è la nostra risposta. Abbiamo chiesto a Renzi i nomi per sottoporli alla volontà dei nostri cittadini, dei cittadini tutti, in modo da coinvolgere la maggior parte del Parlamento e quindi del Paese. Non so la Serracchiani a cosa si riferisca con la sua frase ce ne faremo una ragione. Se intende ignorare questa richiesta dei cittadini, saranno i cittadini che se ne dovranno fare una ragione, purtroppo come da troppi anni. Senta, ma c'è un altro appello che vi è stato lanciato ed è quel fronte che viene definito anti-Nazareno, che con Pippo Civati parla di un candidato NN, non Nazareno. Potreste saldarvi con SEL e questa minoranza del PD? Ma guardi, io ribadisco che il messaggio che abbiamo lanciato è stato molto chiaro. Noi vogliamo il coinvolgimento della... Noi vogliamo un Presidente della Repubblica che veramente sia più a contatto con i cittadini. In questo periodo abbiamo spesso fatto riferimento a Pertini in contrapposizione con la figura di Napolitano, che ha fatto gli interessi del palazzo e di un comunque di una ha tenuto in piedi questo sistema e quindi non si è avvicinato adeguatamente alla vita in qualche modo quotidiana dei cittadini, è stato più attento ad altri equilibri. Noi invece vogliamo ribaltare questo paradigma e vogliamo attraverso questo anche il coinvolgimento del Parlamento stesso. Quindi ci potrebbe essere un coinvolgimento di queste forze? Di tutti quelli che hanno lo stesso nostro interesse, tanto è vero che abbiamo chiesto proprio l'elezione ai primi scrutini, è questo quello che noi vogliamo ottenere. In chiusura, non rischiate di nuovo l'emarginazione con questa decisione? No, assolutamente no, anzi, noi è bellissimo il fatto che noi chiediamo la partecipazione della piazza che si riverbera nell'ambito del Parlamento, quindi il nostro non è assolutamente un no, questo lo vorrei specificare, è un sì alla partecipazione, è un sì alla trasparenza, è un sì al coinvolgimento dei cittadini. Grazie, grazie a Carla Ruocco. Emanuela, se non avete domande da studio io vi restituirei la linea. Grazie Luca Moriconi, grazie alla tua ospite.